un'ambulanza che è messa su un aereo per salvare la vita di una bambina, sono scene che generalmente si vedono in scenari di guerra, non in un paese cosiddetto civile. Cosa è successo a Ginevra? Venerdì sera abbiamo appreso che la bambina non è stata bene, quindi è stato chiamato il 118 che è prontamente intervenuto e da lì è stato tutto un escalation. È arrivato a Crotone, poi a Catanzaro sono state approntate le prime cure, ma evidentemente non erano sufficienti ed è stata trasferita a Roma con un volo militare. L'Odissea di Ginevra, portata via dal Covid a 2 anni, resta una ferita aperta anche per medici e sanitari calabresi. La situazione di Ginevra era una situazione di particolare gravità che non poteva essere affrontata presso l'ospedale L'Annunziata e quindi ecco, si è reso necessario il trasferimento presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma. Una situazione che non poteva essere affrontata però in nessun ospedale calabrese? Assolutamente no, sono solo alcuni centri che garantiscono questo tipo di tecnica di intervento terapeutico. Cosa si sentirebbe di dire ai genitori di Ginevra che non hanno avuto una risposta dalla sanità calabrese? Io come operatore, è chiaro, avverto la sconfitta. C'è chi dice che il miglior ospedale in Calabria sia l'aereo. Ma purtroppo è una frase che nelle ultime ore sta risuonando spesso e purtroppo sintetizza bene lo stato della sanità che abbiamo in Calabria. E così nella Calabria dei record per l'emigrazione sanitaria, la speranza continua a cedere il passo alla realtà. Ci sono mai stati posti di terapia intensiva pediatrica in Calabria? Sì, c'è stato un periodo di circa 2 anni nel quale c'erano presenti 2 posti di terapia intensiva pediatrica più 2 che si sarebbero dovuti aprire. Io all'epoca dirigevo con la struttura dipartimentale di terapia intensiva ed è stata chiusa nel riordino voluto dalla struttura commissariale di allora. Ha prevalso La realtà dell'economia e dell'efficientamento delle cose. La regione e l'ospedale dell'Annunziata sostengono di avere a disposizione 6 letti di terapia intensiva pediatrica. Struttura complessa di terapia intensiva pediatrica non c'è più. Un conto sono i posti di terapia intensiva pediatrica all'interno di una struttura per adulti, un conto invece avere una struttura completamente dedicata. La Calabria purtroppo, io dico sempre che non è una regione per bambini. Il bambino purtroppo non viene preso in considerazione, sono anni che lo vado dicendo.